dopo 77 anni, l'Europa si trova oggi ad affrontare una nuova guerra, quella provocata dall'invasione della Russia nell'Ucraina. Lei, Malvestuto, che cosa ne pensa di quello che sta succedendo lì? Veramente è qualcosa di schifoso. Noi italiani dobbiamo stare attenti, dobbiamo difendere sempre la libertà del nostro paese. Guai a chi viene dall'estero per venire da noi, come l'Austria occupava il Trentino Alto Adige e tutta la Lombardia. Quindi io sono uno strenuo difensore della libertà. Quindi la liberazione da ogni male, da ogni cattiveria, perché tutti stiano bene, tutti abbiano la possibilità di vivere, perché quando io sono nato non ho chiesto a mia madre voglio nascere, è stato un atto d'amore, io potevo nascere in una casa gentilizia, potevo nascere in una casa dei poveri, sono colpi di fortuna questi, è il caso della natura, però io sono della liberazione. Tutti sono liberi di esprimere le proprie idee. Ecco perché a Sulmona in Italia abbiamo tanti partiti che esprimono le opinioni di ciascuno di noi. Da condannare l'invasione della Russia verso Esattamente, l'Ucraina. è da condannare sempre l'oppressore. Quindi io ho un bene, ho una moglie, ho un figlio. Io, se viene qualcuno che vuole fare del male a loro, io mi ribello. E così pure. Il popolo libero russo ha il dovere, il diritto, proprio per i propri concittadini, di difendere qualsiasi tipo di invasione, a costo anche di perdere la propria vita. E come giudica allora il fatto che gli italiani, gli europei stanno fornendo di armi gli ucraini? È giusto che questo venga? Non ho capito bene. Come ritiene giusto che gli europei stiano sostenendo la resistenza degli ucraini fornendo armi all'Ucraina? No, ognuno si deve governare da solo. Soltanto se vediamo che proprio un paese sta correndo il rischio di perdere la libertà, allora noi abbiamo il dovere di intervenire perché questa libertà di questo paese sia tutelata. Ecco, un messaggio che nel giorno del 25 aprile lei, ultimo ufficiale della Brigata Maiella, vuole rivolgere soprattutto ai giovani che non hanno conosciuto, per fortuna Sì. loro, Ai giovani la dico, guerra. sì, ai giovani dico questo, dovete sempre lottare contro ogni tipo di violenza, dovete essere liberi di poter parlare, da noi ci deve stare, secondo la Costituzione, nata dalla resistenza e dalla lotta di liberazione, la libertà significa liberi di esprimere il proprio pensiero, il popolo italiano si deve esprimere anche attraverso i vari partiti. Prima avevamo la monarchia, c'era il re, il monarca. Il re di Maggio, che prese la via di Oporto, anziché rimanere in Italia, doveva venire con noi, insieme alla Brigata Maiera, insieme a tante altre formazioni partigiane, come quella di Arrigo Boldrini in Romagna, a stare a fianco a noi per cacciare fuori dai confini d'Italia, oltre ad Asiago, il tedesco invasore. Il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Pagliarulo ha criticato la scelta del governo italiano di sostenere la resistenza degli ucraini fornendo armi. Lei che cosa ritiene al riguardo? L'intervento penso che sia giusto perché si tratta di dire ai popoli ognuno si deve governare da sé ed ecco perché a Ginevra c'è stata l'Organizzazione Nazioni Unite, ogni popolo ha la libertà di esprimere il suo giudizio e sono gli altri paesi che sono liberi e devono intervenire perché il paese che viene in quel momento oppresso sia libero. E quindi collaborare con il popolo oppresso di quella località per cacciare, per respingere chi occupa, cerca di occupare quel paese. Beh, fa bene sì, perché l'Ucraina ha bisogno di essere libera. D'altra parte la Germania ha sempre tentato di occupare l'Ucraina perché è la patria in cui si coltiva molto grano e quindi si tratta di mangiare. Ecco perché la Germania cercava di occupare quella zona, perché la Germania era
stata messa in ginocchio dai continui bombardamenti di Dresda, distrutta completamente dai tedeschi. I tedeschi, gli alleati che venivano a bombardare Sulmona, Pescara, Torino, Genova, mi è stata la povera popolazione nostra, la popolazione italiana, che io amo perché sono italiano. Mi ricordo che un collega lì ufficiale a Bologna mi raccontava che a Genova c'era un tunnel con i cancelli aperti e quel tunnel veniva occupato quando c'erano gli aerei, c'era l'allarme aereo, tutti quanti entravano in quel tunnel. Quel tunnel invece, il cancello era chiuso. E allora questo amico, questo collega, che era lì ufficiale come a Bologna, mi disse, i primi che arrivarono là, gli altri centinai, furono sfracchiati, lo dico in dialetto, furono schiacciati tutti quanti contro questa cancellata. E mi pare che il libro di Nicola Troilo lo tenga conto di questo fatto. Come per esempio sul libro di Nicola Troilo si parla della strage di Gesso Palena. E gli altri popoli che vedono che la libertà di quel paese viene messa in gioco devono intervenire perché l'oppressore vada via. Quindi se io sto soccombendo per un fatto qualsiasi e vedo che la sto prendendo male, vedo che gli altri se ne stanno lì a ridere, no? Io condanno quelli devono venire a darmi una mano, perché sennò io soccombo. Perfetto.